Benvenuti a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono TheConquer94 e oggi siamo tornati su un nuovo episodio su Rise of Kingdoms. Facciamo un piccolo aggiornamento per iniziare a parlare di che cosa andremo a parlare in questo video. Questo video, sto parlando di mente. Allora, come vi ho già detto l'altra volta, abbiamo potenziato le strutture principali al livello 25, come vabbè, la segheria, la fattoria, il castello al livello 25, l'accademia al 25, tutto al 25, le mura e anche la torre di vedetta. Se volete sapere come sono riuscito ad ottenere questa cosa qua senza neanche spendere un solo soldino, attenzione, posso fare un aspetto, una piccola guida nel farvi capire come riuscire ad ottenere questo senza spendere neanche un euro. Allora, adesso io sto farmando un sacco le gemme, perché come avete visto da qua sopra, ho 42.622 gemme. Me ne mancano 7.300 all'incirca, perché settimana prossima dovrebbe esserci l'evento Mordem Gems. Quindi sapete che cosa vuol dire? Vuol dire che noi spenderemo le nostre gemme nei punti VIP per riuscire ad arrivare al livello 14, perché lo sapete che noi al livello sotto 14 guadagniamo soltanto due sculture del comandante leggendario, vedete qua, solo due. Se riusciamo ad avvicinarci al livello VIP 14 ne potremo guadagnare 3 con tutte le altre cose qua sotto. Quindi ragazzi, importante, necessario. Nelle tecnologie stiamo mandando avanti questa cosa qua, che io sbaglio sempre nel farvi vedere tutte queste cose qua. Vedete che armi combinate la sto potenziando, dopo direi di incominciare a fare lo scudo romano perché dura praticamente di meno, e poi vabbè c'è anche queste cose qua che durano un po' di meno. Se vedete che c'è un valore che è basso perché sono andato a prendere una runa che mi dava più 15 di velocità di ricerca. È iniziato un po' di tempo fa, da questa settimana, l'evento del primaverile, qui c'è delle lanterne in cui bisogna dare questi oggetti per poter entrare dentro nella nella classifica, posso dire così. Uno dei nostri compagni, questi qua dovrebbero essere tutti dei miei compagni, siamo quarti, però noi non ci interessa questa, che siamo dentro qua. Quindi, vabbè, lo scudo tempestoso l'abbiamo fatto, salpa, l'abbiamo completato, quindi da domani, poi sicuramente quando vedete questo video vedremo un po' quando riusciremo ad andare avanti. Ci sono i campioni d'Olimpia, ragazzi, i campioni d'Olimpia l'ultima volta siamo rimasti che eravamo a rame valoroso. Adesso invece nei campioni d'Olimpia, che ogni volta scompare sempre, siamo riusciti a diventare argento brillante 2. Sotto che però sono riuscito a diventare anche argento 1, solo che si sa, il matchmaking in questo gioco è fatto veramente male. Incontri delle persone che sono stra mega forti o delle persone che sono stra mega deboli. Ho cercato di riuscire a vincere un bel po' di partite, vedete che qua ne ho vinte praticamente qua 5 di fila, vedete, ho fatto anche un MP, eroe generoso, baluardo e così, poi dopo qua ho incontrato delle persone veramente... Cioè allora, mi è arrivata questo qua, vi dica che, vabbè, caro Martello può andare bene, loro due che sono stati veramente forti, però vabbè, guardate qua, questi qua sono tutti maxati, proprio maggior... cioè, lasciamo veramente perdere. Poi dopo inizierà anche il governatore più leggendario, dove c'è uno dei nuovi eroi leggendari che andiamo a parlarne in questo video, molto molto interessante. Allora, andiamo sulla scheda comandanti, vi faccio vedere che Alessandro, quindi questa settimana, con, se c'è l'evento Mordem Gems, riusciremo a potenziare una abilità di Alessandro. Vedete che qua siamo con 41 statuette a 75, quindi vuol dire che me ne mancano 34, quindi più 2 statuette che otteniamo al giorno, più i 2 di campioni d'Olimpia che abbiamo visto prima nelle ricompense, poi lo sconto tempestoso te ne dà altre 4, più 26, se non sbaglio te ne danno 26 o 28 nel Mordem Gems, riusciamo a potenziare un'abilità che è questa qua della battaglia di Cheronea, che ti dà delle abilità molto forti, bonus d'attacco quando non c'è lo scudo e più difesa quando non è, quando è protetto da scudo. Abbiamo il nostro caro amico Guan Yu che è sempre qua fermo, purtroppo, perché devo prima potenziare Alessandro, Harald, e poi passare a potenziare Guan Yu e poi, se non sbaglio, Leonida. Però dopo ho pensato che è molto meglio andare a comprarci nel prossimo evento del governatore, lì per forza dobbiamo prenderlo perché dicono che late game con Re Riccardo è molto forte, però dobbiamo prendere C'è Kyong Yun, perché è molto ma molto forte contro la cavalleria, perché è debole
contro l'arceria, perché vedete che qua dicono subiscono un 5% di danno in più degli arcieri, però fa danno, un bonus danno dalla fanteria e anche un aumento contro la cavalleria, quindi questo è molto molto utile. Quindi forse questo credo che lo si metterà tipo insieme a Guan Yu. Aspetta, prima mandiamo i nostri cari amici colleghi a farmare ancora le gemme e andiamo a vedere i due nuovi eroi leggendari. Io ho visto che dovrebbero, perché l'avevo visto da dagli sviluppatori che hanno parlato in un video, cosa eccetera, sono due cavalieri eroi leggendari della cavalleria. Avete cavalleria e anche lui. Andiamo a parlare questo, perché quello dopo, ragazzi, è veramente di una cosa, cioè di una cosa veramente vergognosa, cioè nel senso è troppo forte. Parliamo prima di questo. Allora abbiamo cavalleria, quindi eccelle nel conto della cavalleria, conquista, quindi attaccare forti, e difesa. È molto forte quando combatte sulla mappa, quindi questo qua è anche molto tankoso. Quindi loro, se non sbaglio, hanno piazzato quasi due da tank. Adesso vi farò vedere perché anche quello dopo da tank. Vediamo soprattutto la sua abilità attiva, che si attiva a 1000 di rabbia. Per i successivi 3 secondi gli attacchi normali hanno l'80% di probabilità di infliggere danni diretti al bersaglio. Fatto danno 500 ridurre la sua rabbia di 20. Gli attacchi normali al massimo sono 100 e il fattore di danno è 700. Non è male. C'è anche Diao Chan che ha anche Federico Barbarossa ha una cosa di questo genere, però possiamo dire che cavalleria mi immagino, non so se magari lo si vedrà nel KvK, però secondo me forse magari soprattutto contro le truppe d'arcieri, così se vuoi buttarle giù subito, credo che questo sia un campione eccezionale. Vediamo le sue passive. Le unità di cavalleria condotte da questo comandante guadagnano il 2% di attacco e il 2% di salute. E guadagnano anche un ulteriore 2% di velocità di marcia e 1% di riduzione di danni a tutte le fonti se fuori dal territorio dell'alleanza. Quindi questo qua è molto forte, soprattutto quando vuoi attaccare magari nel territorio del vostri avversari. Quindi ti dà un bonus, se sono cavalleria, ti dà un bonus attacco del 10 se voi lo maxate, 10% bonus salute, 10% velocità, 10% danno ridotto del 5%. Allora, bonus danno ridotto del 5%, tu dici sì, però la maggior parte di tutti eroi, tutti i comandanti hanno quasi sempre questo valore del 5%, anche se non sbaglio anche Re Riccardo c'ha un valore che riduce il danno da tutte le fonti tipo del 5%, però averla già anche come abilità invece che sbloccarla come competenza. Poi attacco e salute della cavalleria del 10% con le truppe di livello 5 ti danno un sacco di HP, diciamo. Anche bonus velocità di marcia 10% non è tanto, però muoverti velocemente sulla mappa è molto molto importante, soprattutto quando devi flancare dal lato oppure da dietro. Vediamo, questa qua è un'abilità della conquista. Quando attacca la città roccaforte, le truppe contro questo comandante infliggono il 2% di danni in più. Sì, però ci sono altri che fanno anche più danni. Unità di cavalleria condotte da questo comandante ottengono un aumento dei danni del 2% per 15 secondi ogni 10 secondi in battaglia. Questo effetto può essere accumulato fino a 5 volte. Aumento dei danni. Ah, però è accumulabile fino a 5 volte, quindi aumento dei danni del 5%. Non è tanto, però mi spaventa di più quando aumenti al massimo questo fattore. Sì, sicuramente magari non sarà forte come Saladino, come Xiu Jian, però magari metterlo come comandante secondario potrebbe essere forte, soprattutto se poi dopo gli metti una cosa del genere qua. Vediamo la terza passiva. L'unità di cavalleria condotta da questo comandante guadagna il 10% di difesa. Ok. Le truppe guidate da questo comandante guadagnano il 10% di possibilità di guarire, fattore di guarigione 100. 100? Per 3 secondi quando vengono attaccate. Questo effetto può attivarsi al massimo una volta ogni 5 secondi. Non capisco questa cosa qua del guarire le truppe, che può accumularsi, che può attivarsi al massimo una volta ogni 5 secondi. Forse perché magari, cioè, lo stai imbottendo un casino di difesa. Cioè, già questo che ti dà attacco e 10% di salute, danno bonus ridotto, e in più può aumentare un massimo della difesa del 20%. Vabbè, le cure, questo qua non capisco perché l'hanno messo magari un
pochino di sustain lo mettono così. Vediamo adesso la competenza di questo eroe. Ispettore reale. Le truppe condotte da questo comandante subiscono danni d'abilità ridotti del 5%. Ok, quindi 5 più altri 5 di questo, cioè 10% di danni. E infliggono danni d'abilità all'attaccante quando subiscono danni d'abilità. Fattore danno 400. Questo effetto può attivarsi al massimo una volta in 5 secondi. Questo potrebbe essere interessante. Allora, subiscono danni d'abilità ridotti del 5%. E ci sono un sacco di campioni che fanno danni d'abilità. Un po' come Guan Yu, come tutti gli altri che fanno veramente tanti danni. Infliggono danni d'abilità all'attaccante quando subiscono danni d'abilità. Quindi 400. Quindi quando c'è un comandante che ti attacca, infligge danni d'abilità del fattore 400. Non è tanto, però magari se è circondato. Adesso capisco come mai questo qua è un campione da difesa. Perché l'ha imbottito un sacco di riduzione danni, anche abilità da riduzione danni. Bisognerebbe provarlo per vedere un po' come è efficace. Andremo a vedere un po'. Il campione, allora, se questo pensate che vi state spaventando riguardo a questo eroe, dovete vedere quello dopo. Quello dopo, ragazzi, cioè, secondo me è un parente di Harald e vi spiego il motivo. Alexandre Nevisky, proviamo a vedere se è così, però non penso, non odiatemi se l'ho detto male. Quindi cavalleria anche lui, versatilità che non lo userà nessuno e abilità, perché ragazzi, questo campione secondo me ha il danno abilità più alto di tutti gli altri dell'abilità attiva, eh. L'eroe dei chiudi non so, non c'è l'accento quindi non lo so. Infligge danni diretti al bersaglio fattore danno 1500, e tu dici vabbè 1500, e riduce la sua difesa del 5 per numero di nemici che circondano il bersaglio percentuale per i prossimi 3 secondi. Cioè questo qua, in base a quanto è circondato, riduce la difesa del bersaglio. Quindi ragazzi, è per questo che questo campione lo vedremo sicuramente nel prossimo KvK, soprattutto nel attaccare le unità. Questo qua lo vedremo sicuramente. Il numero di nemici circostanti che possono essere inclusi nel calcolo del bonus danni ha un limite massimo di 3. Quindi 5 per 3 fa 15, quindi riduce la difesa del 15%. Adesso vi faccio vedere perché ha il danno d'abilità più elevato, perché se lo potenziate al massimo fa 2300 danni d'abilità diretti al bersaglio, al bersaglio. Quindi non ha tipo una cosa tipo ad arco, mezzo arco oppure diretto, cioè solo a quell'eroe lì, quando a quel comandante, penso, perché non dice un'area, quindi diretti al bersaglio. Riduzione difesa delle truppe per cumulo 15%. Quello dice infligge danni diretti al bersaglio e riduce la sua difesa. Potrebbe essere che se tu attacchi un eroe ed è tu vieni circondato, credo che tu diminuisci la difesa di quel bersaglio lì in base alle persone, agli eserciti che ti hanno circondato. Quindi questo qua possiamo dire che quando vedete questo eroe qua dovete stargli lontano, dovete farlo combattere da solo, perché se lo volete circondare fate soltanto dei danni verso il vostro alleato fino a un massimo di 3, però è veramente veramente è forte questa abilità, non posso dire niente, perché se fai 2300 danni più li togli via 15 per 3, 15 per 3 fa 45 di difesa, togli, quindi cioè ti tira giù metà della difesa, quasi 50%. Quindi è meglio che state lontani da questo. Se combattete, combattetelo da solo, non combattetelo insieme ai vostri alleati perché fate soltanto danno. Passiamo subito alle altre abilità passive. L'unità di cavalleria che dotate di questo comandante guadagnano il 10% di attacco e il 4% di velocità di marcia, guadagnando anche il 10% di salute al di fuori del territorio dell'alleanza. Ah, questo qua è il parente di quello di prima, perché guadagni anche il 10% fuori dell'alleanza. E qua, perché prima quell'altro era tipo, se non sbaglio, se fuori da questo qua, vabbè, la riduzione danni, questo qua invece guadagna salute se è fuori dall'alleanza. Quindi bonus d'attacco 20%, che è tanto, velocità di marcia 20, e anche abbastanza veloce, salute in cavalleria 20. Quindi se potete al massimo guadagni 20%. E perché non è da difesa questo comandante? Non si sa. Guardia della Repubblica. Le unità di cavalleria condotte da questo comandante ottengono 10% di difesa. Difesa. Punto. Amò. Le truppe condotte da questo comandante infliggono 2% di danni in più ai bersagli circondati e subiscono 2% di danni in meno. Ah! Questa sì che è interessante. Infliggono il 2% di danni in più ai bersagli circondati.
Quindi questo campione qua lo dovete mandare insieme ad altri. Quindi quando ad esempio tu stai attaccando un avversario, questo qua lo potete affiancare, cioè deve arrivare tipo un altro tuo alleato, così fa più danni se è circondato però. Quindi questo qua dovete, allora uno non dovete farlo combattere da solo, in più dovete mandarlo insieme. Quindi questo qua è tipo uno d'assalto. Tipo quando mandi il grosso delle truppe devi avere per forza questo comandante all'interno di questo coso qua, perché fa un danno anche, subisce un 100% di danni in meno. Quindi bonus da difesa cavalleria 20%, sì, perché sai, gli dai più 20% di salute, diamogli anche 20% di difesa in più. Danno come se non avesse già abbastanza, danno si è ridotto, cioè, ma io non capisco perché continuo sempre a mettere dentro sti danno subito ridotto. Continuo sempre a metterlo dentro così a buffo. Gli diamo l'ultima cavaliera di ferro. Quando le truppe contro questo comandante sono composte solo da cavalleria, mancava perché per forza, il danno d'abilità viene aumentato del 5%, un ulteriore 15% per 4 secondi quando si lancia l'abilità attiva. Questo effetto può attivarsi al massimo una volta. Quindi quando attivo un'abilità, il danno d'abilità viene aumentato del 5% e un ulteriore 15% per 4 secondi quando si lancia un'abilità attiva. Porco cane! Cioè, ragazzi, cioè questo è diventato, è entrato nell'albo del campione che fa più danni d'abilità. Cavalleria, cioè io magari in futuro forse lo prenderò questo solo per lo sfizio di averlo come cosa la cavalleria. Vediamo la sua competenza, vediamo che cosa gli aggiungono, perché ormai gli hanno aggiunto tutto. La tormenta dell'inverno, le truppe condotte da questo comandante infliggono 5% di danni d'attacco normale in più e guadagnano il 10% di probabilità di aumentare la sostituta dell'unità di cavalleria del 30% per 3 secondi quando vengono attaccate. Pure, vabbè, il 10% può attivarsi qualche volta, però sai, gli dai un sacco di salute. Questo effetto può attivarsi al massimo una volta ogni 5 secondi, ma perché non l'hanno messo come, cioè, abilità, ok, perché è uno da abilità, però a me mi sembra più un eroe leggendario da difesa questo. È una bestia. Questo qua da abilità butta giù tutto questo. Mamma mia, signori. Cioè, quello lì fa veramente paura. Io quello lì sono in corso nel KvK, io scappo, cioè me ne vado via, cioè me ne vado via e basta. Signori, questo video è diventato anche parecchio lungo perché abbiamo parlato di varie cose, soprattutto dei nuovi eroi. Quindi ci stiamo potenziando piano piano, però prima o poi se la si fa, quindi non preoccupatevi. Ricordatevi anche che dovete aver bisogno anche di un account farm, che questo qua che ho io, che lo sto potenziando anche questo piano piano, che vi servirà, visto che state farmando le gemme, o il mio account farm, che c'è un sacco di risorse che me lo posso inviare nella mia roccaforte. Quindi signori, spero che questo video vi sia piaciuto, se volete vedere altri video di questo genere lasciate un mi piace e un commento qua sotto, e se non siete ancora iscritti iscrivetevi, ricordatevi anche di cliccare sulla campanella così verrete aggiornati sui prossimi video, e noi ragazzi ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Ciao ragazzi! Mamma mia, cioè io penso che il prossimo KvK vedremo qualcosa di veramente, cioè io lo vedrò dappertutto, resterà nei miei incubi quell'eroe lì. Bella ragazzi.